Questa mattina Asti si è svegliata zona rossa, come ha reagito a questa notizia? Io l'ho presa con molta tranquillità, quindi non mi preoccupo. Poi ripeto, per me è una cosa, ripeto, l'ho presa con molta tranquillità, per cui non ho problemi, ecco. Questa mattina Asti si è svegliata zona rossa, cosa può dire ai suoi concittadini che sono ovviamente in attesa di informazioni? Guardate, è stata una lunga notte perché io, come tutte le altre istituzioni e come i nostri cittadini, abbiamo preso questa cosa dalla televisione. È stato un fulmine al ciel sereno, in quanto nei giorni precedenti noi che ci vediamo più volte tutti i giorni, noi che ci confrontiamo, che esaminiamo i dati, che esaminiamo l'andamento della situazione, non avevamo un minimo elemento o il minimo dubbio che potesse far presagire che sarebbe successo questo, e cioè che anche Asti e la sua provincia potessero essere inclusi all'interno di un territorio che comprende la Lombardia, alcune province del Veneto, altre del Piemonte e dell'Emilia Romagna, per le quali sono previste una serie di restrizioni. Immaginavamo che fosse necessario un ulteriore intervento di restrizioni, ma dal vederci entrare solo alcune province, non tutta la regione, in zona definita ieri rossa, oggi sembra che non sia una vera e propria zona rossa, perché rispetto alla rossa iniziale dei paesi dell'Lodigiano sembra avere maggiori possibilità di movimento. Però siamo delle istituzioni che lavorano sul territorio, che devono dare delle risposte al cittadino e che quindi sono state messe fortemente in difficoltà nel momento in cui non hanno gestito la notizia e l'informazione. E quindi in un niente, da ieri alle 9 sono arrivate centinaia di telefonate da tutte le parti di cittadini giustamente presi alla sprovvista con i casi più diversi. La fuga di notizie di questo documento è grave intanto per la tipologia del documento, perché un documento così non è mai stato nella storia del nostro paese, un documento unico, importante, da enormi ricadute, che viene preso e si fa sfuggire una bozza che provoca una bomba mediatica incredibile. Persone fuori dalla provincia che smettono di fare cosa stavano facendo magari al mare, in montagna o da altre parti, per salire su una macchina e rimettersi a correre, quindi con pericolo di velocità, magari per rientrare ad Asti il prima possibile per paura che chiudessero i nostri confini e non si potesse più tornare a casa. Questa mattina l'assalto ai supermercati. Noi da questa mattina che stiamo cercando di mandare dei messaggi rassicuranti alla popolazione che nei prossimi giorni i rifornimenti saranno garantiti e che quindi non occorre oggi a migliaia recarci nei supermercati affollando gli stessi, perché abbiamo in questo caso un comportamento che è esattamente l'opposto di quello che va mantenuto. Quindi noi dobbiamo metterci nella testa che dobbiamo cercare di limitare la nostra socialità. Limitare non vuol dire segregarsi in casa, perché io questa mattina mi sono alzato prima di venire a delle riunioni che durano da 4 ore, sono andato a prendermi un caffè in un bar, ho semplicemente guardato di essere alla distanza da altri clienti e chiedere che questa distanza fosse rispettata. Mi lavo sovente le mani, non me le porto agli occhi e alla bocca, cerco di mantenere una vita nelle cose che faccio di tutti i giorni, che continuo a fare, che accorgimenti in più rispetto prima, e questo probabilmente sarà un'esperienza che ci insegnerà che magari questi accorgimenti serviranno ugualmente in futuro, che magari avremmo già dovuto farli prima, anche solo per non trasmettere delle influenze o delle altre cose. Quindi nell'ambito di questi comportamenti, ok, la vita però naturalmente non è più quella di prima. Il suggerimento che io posso dare è quello che se non si ha la necessità di un acquisto, se non si ha la necessità di uscire per fare un qualche cosa, è meglio rimanere in casa. Questo è il più bel suggerimento che posso dare. Quindi se uno non capisce, se uno non comprende, se leggere una norma è troppo difficile, se nessuno me l'ha spiegata, nella indecisione, nel non sapere cosa fare, intanto rimango a casa e sono sicuro che ho fatto la cosa più giusta che potevo fare.